Amici di Corner Sampdoriano, ben ritrovati. Primo appuntamento con la Samp della stagione 2021-2022. Battuto l'Alessandria 3-2, tanta sofferenza. Come appena detto Quagliarella, l'importante era passare il turno e regalarsi il Torino nella gara successiva di Coppa Italia, ma soprattutto per noi c'era grande curiosità nell'iniziare a conoscere in partite che contano qualcosa la nuova Sampdoria di Roberto D'Aversa. Siamo tutti d'accordo, penso che non siamo molto convinti di quello che abbiamo visto, perché la partita è stata molto sofferta contro un avversario di categoria inferiore, che peraltro in Serie B ci è arrivato l'anno scorso e all'ultimissimo respiro vincendo i playoff ai rigori contro il Padova. Sappiamo anche che la Coppa Italia arriva a questo turno di Coppa Italia in un momento in cui tutte le squadre sono cantieri aperti. Basta fare riferimento alla figuraccia che ha fatto il Bologna uscendo con la Ternana, quindi un'altra squadra neopromossa in Serie B nel pomeriggio prima della partita della Samp. La prestazione della Sampdoria. E che indicazioni possiamo trarre sulla Sampdoria che ci aspetterà in questa stagione? Partirei dall'atteggiamento della squadra in fase difensiva. Si è vista proprio un'impronta chiara che per quanto riguarda la Sampdoria recente, credo sia abbastanza un inedito, di una marcatura praticamente a tutto campo, fissa a uomo e improntata sull'aggressività. Se ci fate caso, non abbiamo mai visto la linea difensiva composta oggi teoricamente a 4, anche se era abbastanza fluido proprio perché si andava a cercare l'uomo e non tanto il pallone, composta da destra a sinistra da Berezinski, Murillo, Chabot e Augello. Andavamo sempre sull'uomo e dicevo non ha mai lavorato di reparto e questa è stata una scelta chiara e credo che in questo senso e per fare questo, per condurre questo tipo di strategia nella partita, D'Aversa abbia scelto la coppia centrale che probabilmente un mese fa non ci saremmo aspettati perché Murillo e Chabot rientravano dai rispettivi prestiti e ci aspettavamo appunto che venissero nuovamente girati verso altri lidi. E invece, probabilmente, stante evidentemente anche l'indisponibilità di Yoshida, Colley, se non sbaglio, era in panchina, ma non l'abbiamo visto, c'era Ferrari che non è entrato neanche quando è dovuto uscire Murillo. Quindi probabilmente questa è stata la Sampdoria che ha voluto provare D'Aversa mettendo Murillo e Chabot dietro perché sono i giocatori che hanno nell'aggressività la loro caratteristica principale e Chabot tra l'altro arriva da una stagione in cui è stato educato in questo senso dal calcio di Vincenzo Italiano allo Spezia, ha giocato anche se non sempre da titolare ma è stato nelle rotazioni delle Aquile Liguri come appunto difensore centrale e con un posizionamento spesso sulla linea di metà campo, con tanto campo da coprire alle spalle, con la costante ricerca dell'anticipo. E abbiamo visto che è una strategia, una scelta, una condotta difensiva molto molto rischiosa. Tra l'altro sono due giocatori che anche dal punto di vista tecnico, quando c'è da impostare, questo è un altro macro tema che dovremmo analizzare, non sono raffinatissimi. Su un errore di Murillo nasce l'azione del gol del 1-0 dell'Alessandria, li abbiamo visti insomma a volte in difficoltà, però buona o cattiva notizia che sia, abbiamo visto un atteggiamento chiaro e ovviamente ci sono tante cose da migliorare perché l'Alessandria, lo ripetiamo, ha avuto tante occasioni, ha avuto la possibilità clamorosa su un altro errore di Murillo di realizzare subito il 2-0 dopo aver fatto il primo. Quindi è un atteggiamento che la squadra deve assorbire. Io ho avuto l'impressione proprio che D'Aversa abbia voluto utilizzare questa partita come se fosse un allenamento, una prova generale, con però la componente agonistica al suo massimo, nel senso che c'era una qualificazione in palio, per allenare mentalmente la squadra a questo tipo di atteggiamento. Chiaramente il grosso punto di domanda è: vedremo questo tipo di atteggiamento contro il Milan? Non credo. Milan, che peraltro ho visto giocare qui a Trieste 2 giorni fa contro Panathinaikos, non mi ha dato grandissime indicazioni. Ho visto ovviamente, ma l'avete visto anche voi, un Giroud pericolo pubblico molto in forma, letale sotto porta. Ho avuto appunto questa impressione di un allenamento, una prova generale, perché l'atteggiamento è stato lo stesso per tutti i 90 minuti, indipendentemente dal risultato anche verso il finale, quando in teoria si poteva gestire un po' di più anche dopo i cambi.
Centrocampo schierato a due con Torsby ed Ekdal. Ah, finiamo il discorso difensivo. Probabilmente abbiamo visto la peggior partita di Emi Laudero in maglia blu cerchiata, perché ha avuto il primo gol sulla coscienza, ha avuto più di un'incertezza nelle uscite, nelle giocate coi piedi. Sarà molto più coinvolto nell'impostazione perché c'è l'intento da parte di D'Aversa di costruire dal basso e Audero, in quanto portiere, è sempre lasciato solo dal pressing avversario, quasi sempre, quindi dovrà prendersi delle responsabilità. Vedremo come andrà. Oggi tante volte non ha avuto altra scelta se non il lancio lungo verso Torsby prima e Torregrossa poi. Centrocampo, appunto, Torsby ed Ekdal. Torsby ha realizzato il gol del 3-2, è stato sempre presente nelle due fasi. È vero però che questo tipo di atteggiamento molto aggressivo, anche a partire dalla prima pressione, quindi quando imposta in difesa la squadra avversaria, se questa prima pressione viene saltata, lascia molto campo da coprire a Torsby ed Ekdal, e quindi anche qui credo ci sarà da lavorare soprattutto sulle coperture preventive e non lasciargli troppo campo da difendere se attaccati a palla scoperta, ricordandoci sempre che Torsby rimane uno dei possibili ceduti in questa fase di mercato. È un modulo del genere, lo vedo difficile, un centrocampo a due senza i polmoni del nostro norvegese. Poi la fase offensiva, i quattro che si sono occupati di occupare, riempire l'area avversaria e minacciare Pissarri, il portiere dell'Alessandria, erano Candreva a destra, Jankto a sinistra, con Manolo Gabbiadini dietro a Fabio Quagliarella, quindi un assetto a quattro lì davanti, che non a livello di uomini abbiamo visto tante volte anche l'anno scorso con Ranieri. Posizioni leggermente diverse. Ho visto bene Candreva in forma, anche se si ripropone la solita problematica della fase difensiva. Abbiamo preso un paio di affondi da parte di Beghetto, da quella parte veramente inspiegabili per una squadra di calcio di Serie A. In una di quelle occasioni è nato anche il rigore che ha riportato in vantaggio l'Alessandria a fine primo tempo. Gabbiadini in una posizione un po' diversa alle spalle di Fabio Quagliarella. A me non è dispiaciuto, probabilmente se vogliamo metterla banalmente sui numeri, al man of the match con l'assist per il gol dell'1-0 e quello invece firmato in prima persona del 2-2. A sinistra, dopo aver visto praticamente per tutto il precampionato Valerio Verre in quel ruolo, abbiamo ritrovato il solito Jakub Jankto, che non muore mai. Ci si chiede sempre come sia finito lì, nel senso nella formazione titolare, ma poi il suo ce lo mette, fa un po' di confusione. Oggi ha preso una traversa con un tiro che è anche un po' emblematico del suo modo di giocare, cioè un po' sporco, un po' masticato, un po' pasticciato, ma quasi letale. Lo vedo un po' più a suo agio perché questo stile di gioco prevede un recupero a palla in zone alte e lui, se non altro, ha la capacità di verticalizzare subito. È uno che palleggia poco, che va subito in profondità anche con il passaggio e che si butta in area per inserirsi negli spazi lasciati dalle punte. Spazi lasciati da un Fabio Quagliarella che abbiamo visto in forma smagliante. Ad Aversa l'ha messo al centro del suo progetto da quando è arrivato, e Quagliarella lì si è fatto trovare tante volte con questo movimento a sfilarsi dalla marcatura e a agire quasi da regista offensivo, alla Bobby Firmino, per farvi una citazione internazionale, molto ispirato in questa fase, ispiratissimo sotto porta, e a me rimane il rimpianto. Ha fatto un gol pazzesco, ma quei pochi centimetri per cui gli è stato annullato l'altro che aveva segnato prima per fuorigioco sono davvero un peccato, perché se il gol buono dell'1-1 è una perla, intendiamoci, ma cioè, l'abbiamo già visto, e il primo riferimento è peraltro illustre, Mancini, ormai una ventina d'anni fa, mi sa abbondanti, in un Parma-Lazio di tacco su un calcio d'angolo di Mihajlovic. Il gol che aveva fatto prima, calciando di drop di mezzo esterno di tacco su un lancio in profondità, se non ricordo male, di Candreva, ma potrei sbagliarmi, è un unicum, cioè un gol che io non ricordo fatto da nessuno, e quindi avrebbe avuto maggior sapore anche per lui, tra l'altro, che poi alla fine ha realizzato il suo gol numero 100 con la maglia della Sampdoria. Forse ci saremmo augurati un palcoscenico più significativo, ma va bene anche così. Ho visto discretamente bene Gabbiadini, il solito Antonio Candreva, che comunque rimane una pedina importante per la nostra fase offensiva.
sono subentrati poi Damsgaard, che ci ha messo poco a farci vedere, insomma, quello che ormai sappiamo bene. È entrato bene De Paoli, un po' meno bene Caprari. Chiudo dicendo che, appunto, volendo sottolineare i più positivi, direi come tre nomi, ovviamente Quagliarella, ovviamente Gabbiadini e ci metterei anche Candreva. Abbiamo detto della giornata invece negativa di Audero, nota anche un po' negativa, ma non so se tanto colpa sua quanto più per l'impianto di gioco, Tommaso Augello, che abbiamo visto molto molto meno presente rispetto alle sue, al suo campionato scorso, soprattutto quello della sua affermazione nella 4-4-2 o 4-4-1-1 di Claudio Ranieri, meno coinvolto, anzi praticamente mai coinvolto nella costruzione dell'azione da dietro, partiva un po' più alto e raramente sceso prevalentemente nel secondo tempo, nella parte finale, quando insomma gli schemi erano parecchio saltati, l'Alessandria era rimasta in 10. Quindi, tra l'altro, adesso mentre registro c'è D'Aversa intervistato, quindi me lo vado ad ascoltare. Aspetto il vostro commento qui sotto, come sempre. E vorrei anche sapere se eravate allo stadio e che atmosfera si è respirata. Grazie a tutti, ciao.